Mercoledì 16 dicembre, sono le 21:30, benvenuti tutti in questa nuova trasmissione di Febbre da Roma. Come potete già vedere, diciamo, abbiamo l'onore e il piacere immenso di avere tra noi Carlo Verdone. Come va, ragazzi? Bene? Benissimo, guarda, Benissimo. soprattutto in questo momento meglio Benissimo. ancora. Mi ha fatto piacere nella sigla, ho visto la sigla con tutti i giocatori della Roma, avete fatto bene a mettere Giacomino Losi, perché io quando ero Bene. piccoletto, quando andavo allo stadio, c'era Losi come terzino, era un grande terzino, piccolo piccolo, piccoletto, però era un mastino, era grandioso, grandioso. Bene. Bene, 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 guarda, diciamo ovviamente un immenso piacere per noi. Io insomma sono qua insieme a Cristiano, che poi è il grande capo di Febbre da Roma. Stasera abbiamo il piacere di avere anche lui. E poi abbiamo Giubbo e Omar, che sono soliti, diciamo, della trasmissione. Diciamo che cercheremo di non abusare troppo della tua pazienza e del tempo che ci dedichi. E allora direi di partire subito. Io ti farei subito una domanda che credo che interessi veramente a tutti gli ascoltatori, che sono già tantissimi collegati, e ti chiedo del tuo nuovo film, insomma, che doveva uscire prima del lockdown, e poi è successo quello che è successo, poi doveva nuovamente uscire e risuccede. Un tasto molto dolente. Eh sì. Il problema è questo, che uno fa delle previsioni e dice: vabbè, adesso abbiamo raggiunto il picco, quindi piano piano dovrebbe scendere. Se scende, c'è un allentamento della mobilità, quindi forse le sale si riaprono, eccetera. Allora uno ragiona sempre di 3 mesi in 3 mesi. Però fino Certo. adesso non ha funzionato, perché qua ci troviamo in una situazione notevolmente peggiorata in tutto il mondo, per carità, eh? Ma più che Sì, altro sì. quello che fa spavento sono i morti ogni giorno, è una cosa come se sei aerei cascassero, ogni giorno 6 aerei pieni di gente. E Bravo. poi tutta la generazione degli anziani, che insomma, poverini, che sono costretti veramente a morire da soli, perché poi non puoi andarli a trovare. Insomma, ho vissuto tramite amici delle situazioni veramente. Insomma, per tornare al film, il film è, come facciamo a fare una previsione? Io e il produttore De Laurentiis vorremmo assolutamente uscire in sala, perché questo film va visto in sala, anche perché poi sono stati trasmessi talmente tanti film miei durante questo lockdown, durante il mio Vero. compleanno. C'è stata un'imbarcata di Verdone, che è stata una cosa quasi imbarazzante. Allora, per distaccarmi da questa cosa, vorrei, ecco, far vedere il nuovo film in sala su un grande schermo, non ritornare in televisione. Però certo che se dovesse continuare così, speriamo di no, facciamo le corna, alla fine uno forse si troverà costretto, non lo so. Allo stato attuale non abbiamo nessuna cosa. Speriamo nel periodo primaverile. Non so dire quando, in che Ok. mese, perché non lo possiamo sapere. Però se incomincia piano piano a calare il contagio, le cose eccetera, che si allenta, magari le sale non potranno essere piene come in genere ha la loro capienza, però magari una parte di spettatori la fai. Ecco, già quello sarebbe una soddisfazione, anche perché poi è un film che, scusate la presunzione, ma penso che mi sia venuto molto bene. Ho un gruppo di attori fantastico, è un lavoro veramente speciale è venuto, quindi mi piacerebbe farlo vedere in sala. Speriamo, quindi la risposta è speriamo in primavera, questo è, speriamo. Guarda, l'augurio credo che posso condividere a nome di tutti è che possano coincidere le due cose, nel senso l'uscita del tuo film e l'uscita da questo grande incubo in cui siamo piombati da un anno a questa parte. Uscire da Quindi, questo incubo forse sarà un po' più lunga. Speriamo che il problema sia quello di scusate, prego, prego. sono in diretta radio.
Fantastico, ragazzi. Bella, bella, eh. Si è dimenticata. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Sì. Allora, mi stavi Ecco. dicendo, No, no, ti dicevo, ecco, l'augurio è veramente che possano coincidere. Diciamo, oddio, tu giustamente hai detto è difficile che coincidano, però magari possa essere un bel segnale di. sparisca completamente subito in 448 ore, ormai si è capito che no, però che si possa allentare se la gente insomma sta un po' attenta, se il virus incomincia pure lui a, non ti dico a decomporre, non si decompone, a trasformarsi in maniera forse più meno aggressiva, non lo so. Sai, non lo possiamo sapere, questo lo sanno gli scienziati purtroppo. Ma Però sai, assolutamente, vabbè. è stato un colpo duro, sicuramente, durissimo, durissimo per tutto, per il mondo, per il mondo. Per il mondo, sì, ma probabilmente il mondo che avremo, che abbiamo avuto prima, chissà se lo riavremo ancora, cioè, è anche da chiedersi questo. Comunque, dai, pensiamo alle cose belle, ecco, Dai. parliamo di Roma, diciamo, visto che alla fine sei qui proprio in qualità di tifoso Della illustre. Roma. Assolutamente, Di Roma o assolutamente. della Roma? Da Roma. No, no, della Roma, dell'Europa. Io quando dico di Roma significa della Roma, perché a Roma c'è solo la Roma. Allora, partiamo dall'ultima partita che ha fatto la Roma. Beh, insomma, adesso d'accordo, il Bologna non era una grande squadra, l'abbiamo capito. È una squadra che mi ha stupito per quanto fosse allarga, non marcavano, era un po' confusa, non lo so. Però la Roma ha mostrato, essendo una squadra bipolare assolutamente, che la Roma è una squadra che ti può portare alla delusione e poi improvvisamente ti riporta a grandi speranze. Però ho visto, per esempio, dei giocatori che stanno tornando in grandissima forma e stanno veramente raggiungendo la massima forma, tipo Spinazzola. Spinazzola sta diventando, se continua a giocare come ha giocato le ultime tre partite serie, in maniera seria, soprattutto l'ultima, è un giocatore che corre molto, sa passare bene la palla, è una bella spina nel fianco, quindi Spinazzola, se continua così, è un giocatore importantissimo per la Roma. Pellegrini anche, che anche lui ha dei momenti down e dei momenti up, però la Sì. qualità ce l'ha, è un giocatore intelligente, ha qualità. Poi ogni tanto ti meravigli perché magari batte un Sì, è vero. calcio d'angolo e tu dici, ma come se, ma o battevo meglio io questo? Cioè, ti aspetti magari una parabola alta, Certo, in una maniera come uno la dai piedi così buoni, certo. quindi ogni tanto Pellegrini ha questi momenti, però ha dei momenti estremamente raffinati come visione di gioco, come tattica anche in campo. È un giocatore sicuramente importante per la Roma. Poi Veretout mi piace molto perché quando non c'è quando man manca Veretout si sente molto, eh? È il giocatore che più Sì, vero. danneggia la Roma quando è assente, perché non solo è intelligente, smista bene, ma sa penetrare e poi sa tirare, ecco. Quindi insomma Certo. è una squadra insomma sta nelle parti alte della classifica, quindi io spero, essendo romanista, che possa far bene, che possa mantenere questa concentrazione, questa voglia di far bene, però comincio a essere un po' fiducioso, ma non per la partita di Bologna, perché Bologna non si è mostrato quel giorno una grande squadra, però li vedo che vanno d'accordo, vedo che c'è una certa armonia e si capisce subito, me l'hanno anche detto che c'è molta armonia, non ci sono liti, non c'è gelosia, non c'è niente. C'è un allenatore molto serio, molto silenzioso, però con le idee chiare. Dai, speriamo per il meglio, dai. Insomma, Speriamo.
C'è d'essere ottimisti, dai, insomma, il tuo segnale è questo. Non dobbiamo prendere la partita, quella che abbiamo fatto con CSKA Sofia, perché quella è una partita dove c'erano tanti ragazzi giovani, bisognava far riposare dei giocatori importanti, quindi poi eravamo già qualificati, quindi è stata presa un po' così. Non ha giocato bene quella, non mi è piaciuta per niente. Come non mi è piaciuta quella giocata col Napoli, proprio non ci hanno capito niente. Quello è stato proprio un momento proprio di amnesia di tutto, hanno perso proprio la visione del gioco, non si sono fatti proprio travolgere dall'impeto del Napoli, che è stato indubbiamente molto bravo, quindi non ci hanno fatto. Però la Roma non deve mai perdere queste concentrazioni e soprattutto questa voglia di fare, perché le qualità ce l'ha. Poi Dzeko se magna di 10 gol, però di questi 10 magari uno o due ti rimette sempre dentro, e poi ha un grosso vantaggio che non potendo più fare il centravanti di una volta, quello di 8 anni fa, di 10 anni fa, fa bene il lavoro di regista e smista palloni importanti, molto importante Dzeko, molto importante. E poi se non li mette dentro lui, li mette dentro Mkhitaryan, che mi sembra che insomma è un giocatore molto molto importante per la Roma. Bel giocatore. Sì, bene, dai, io inizierei con una domanda a testa, diciamo. Iniziamo da Cristiano, dai, andiamo in ordine, in senso orario. Vai, Cristiano. Guarda, Carlo, mi accodo alle partite che hai detto tu. Hai parlato appunto di Bologna, di Sofia e di Napoli, però in mezzo ci sta Roma-Sassuolo, no? Che abbiamo visto tutti la partita, l'arbitraggio che c'è stato. Volevo sapere da te se l'impressione tua è stata più un'incompetenza proprio da parte degli arbitri, tra quarto uomo, arbitro, VAR, oppure se ci hai visto anche un po' di malafede, perché è stata talmente così... Era talmente evidente che siamo rimasti tutti quanti male, perché abbiamo tutti pensato un po' anche un po' di malafede, francamente. Quindi ci siamo rimasti molto molto male, molto male. Sembrava che l'arbitro avesse proprio così avesse preso una direzione e non lo smuovevi. Poi dove entra il VAR per noi, no? E non l'hanno neanche consultato, no? E quella era la partita, quella col VAR, no? Sì, assolutamente. Non è stato consultato. Ammazza, se non consulti il VAR in una situazione del genere. Come se guardavano bene il VAR, ma forse non l'hanno voluto guardare bene, si capiva che c'era un rigore per noi, no? No? Abbastanza netto. Non lo so. Comunque, più passa il tempo, più penso che il VAR stia creando problemi al gioco del calcio. Io ero tanto fiducioso per il VAR, dico, ecco, finalmente un po' di giustizia, però vedo che alla fine rovina le partite, e con queste pause e spesso anche con delle decisioni molto molto discutibili. Eppure stai riguardando l'azione, la stai guardando anche al rallentatore, com'è possibile che continui a sbagliare anche di fronte all'evidenza? Ci sono troppi errori da parte degli arbitri, ma soprattutto prima ho visto una partita, adesso non voglio fare polemiche, non dirò quale, ho visto proprio un rigore che non c'era, proprio non c'era, è stato bravissimo l'attaccante a cadere, pure in ritardo è caduto. No, lui abbiamo anche capito quale partita. Io non c'ho niente contro di loro, sono bravi, c'hanno i migliori, quindi vabbè. Però insomma, prima di dare quel rigore, però è così. Quindi il VAR non mi convince moltissimo. E poi c'è una cosa che non mi piace molto del calcio italiano: è un calcio lento. Io ho messo prima un secondo Tottenham-Liverpool, sembrava
e anche il Bayern, sembrava un altro sport, cioè sì, la lentezza. Sì, no, ci sono delle squadre che corrono, che sono brave, tipo l'Atalanta quando è in forma, è molto interessante come squadra, il Sassuolo quando è in forma è molto interessante, corrono, hanno bravi allenatori, sono ben allenati, corrono, ma sono pochissime le squadre che corrono, sono veramente poche. E in Inghilterra non, anche in Germania, anche in Francia non le vedi se partite così, vedi partite divertenti, che sono piacevoli a guardare, è un gioco spettacolare, divertente. Il calcio italiano è un calcio vecchio, un calcio noioso, un calcio fiscale, capito? Vengono fischiate troppe cose, perché abbiamo tanti giocatori che sono molto attori. Alcune volte vengono fatti dei falli veramente tremendi, orribili, però altre volte i giocatori si sono abituati veramente un po' a fare veramente un po' di recitazione. Dovrebbero rubarti il mestiere, diciamo. E certe volte ci riescono bene. Questo però non mi piace molto, ecco, non mi piace, perché sento che il calcio italiano è un calcio decisamente vecchio, fatta eccezione per due o tre squadre, ecco, due o tre, le altre... bisogna vedere, ecco, vedi, la Roma ha fatto una bella partita, per carità di Dio, quella col Bologna, ha giocato un po' in maniera dinamica, effervescente, finalmente. Ok, non c'era la squadra avversaria, che era molto forte, però magari si potesse vedere un gioco così anche con una squadra forte, però c'è sempre questa sorta di catenaccio che fa parte della nostra cultura calcistica, che rovina un po' tutto, perché col catenaccio cerchi di prendere meno gol, ma la partita non è spettacolare, è una partita tremendamente noiosa. E spesso la domenica, oppure nei giorni infrasettimanali, quando vedi delle partite, ogni tanto ti fermi a guardare qualche partita, ma la trovi di una noia talmente mortale che a un certo punto vieni e te ne vai, non te ne frega più niente. Certo. La Roma, perché l'ha fatto sempre, non è, non so, la Roma me la guardo pure se si fa, però non è un calcio. Vabbè, certo, ti viene voglia di guardare, diciamo, no. La Premier League o il campionato un po' più competitivo. È un'altra cosa, c'è un altro spirito. Non lo so, sembra che ci sia più libertà, si divertono di più i calciatori, c'è più leggerezza. Io mi ricordo che nel 93 o 94 nel 93 o nel 94 andai, l'Inghilterra, la Gran Bretagna prese il mio film, che era Perdiamoci di Vista. Era Perdiamoci di Vista, sì. Allora, e andai alla prima a Edimburgo e poi da Edimburgo andai a Glasgow in aereo, incontro di Canio che all'epoca giocava nel Celtic, allora, però fu molto carino, dico guarda che io vengo in Scozia, ma allora devi venire domenica a vedere la partita, una cosa. Insomma, alla fine non ce l'ho fatta a vedere la partita, però lui è venuto alla proiezione a Glasgow, con il film. C'erano fra l'altro anche quattro elementi dei Simple Mind, quindi c'era un certo livello. Ma come li trovi qua? Mi ricordo che stava con, non vorrei, stava con Annoni insieme, stava con Annoni, e lui, è vero, sì. E mi disse: io qua mi trovo bene perché non c'è tensione, vedi, io cammino per strada, quello mi ha fatto così, io ho fatto così, cioè, ma spesso mi guardo, mi riconosco, ma nessuno mi ferma. Qua sei qualcuno soltanto quando giochi a pallone, per il resto poi sei uno normale, e questo è importante, non sentirsi. Quindi lui si sentiva molto libero, e quindi poi si è trovato bene in Inghilterra. Però devo dire la verità, fu molto carino, fu molto, molto gentile. Poco laziale, quindi. Anche se laziale, vabbè, però non abbiamo parlato. Poco laziale.
però bene, bene. Allora, Giubbo, dai. Che pinse, fra l'altro, quindi era Ah, particolarmente. ok. Quindi gli hai pure portato fortuna, diciamo. Allora, io ovviamente ci sono tantissimi che ti stanno mandando i saluti, ti scrivono, poi vediamo, magari selezioniamo anche qualche domanda Sì. degli ascoltatori. Tra l'altro, sottolineo Giuseppe Falcao, che ti saluta, dice un saluto al Grazie, grande Carlo. grazie. Quindi saluto Giuseppe, lo saluto anch'io. E passerei alla domanda di Giubbo, vai Giubbo. Eccomi. Ciao Carlo, guarda, io più che altro una curiosità, penso che abbiano tutti i tifosi giallorossi. Te hai recitato con grandissimi attori, personaggi. A farti una domanda su Elena Fabrizi, la sorella. Ma davvero era così tifosa della Lazio, tanto da diventare un simbolo dei laziali? Questa è una Allora, curiosità che ci devi togliere. sorella era effettivamente laziale, però un giorno a me mi disse: "Aga, ma a me del calcio me ne frega un cazzo", mi disse. La gente però la prende come un simbolo, come una cosa. Vabbè, ma io che te devo dire, ma mi ci hanno fatto diventare, però Caso accollato, dai. se devo dire laziale, Strano, non lo fanno mai. non frega niente di chi vince, chi pensa, ma era una che seguiva molto poco il calcio, però era laziale, come Sergio Leone era laziale. Ho fatto i film. Capirai, mo fanno subito, ho Era sbagliato, vero, Sergio no, Leone. Sergio Leone lazialissimo, come il figlio è romanistissimo, Andrea, e anche le figlie, credo, E, no, Sergio era laziale. Mi ricordo che mi sfotteva sempre perché a quell'epoca la Roma non funzionava molto bene, Ma anche quindi Cristian, che tra l'altro conosci no, ma benissimo. guarda, Cristian non capisce niente di calcio, guarda, te lo dice tanto per dire qualcosa. È uno che va allo stadio e dice: "Ma non ci sono le poltrone, quelle comode?" No, guarda, non è in Teatro Sistina, dico, non è, ci sono mai stato allo stadio, non è così. Cioè, è uno che non sa niente del calcio. Bene, bene. Niente. Omar, tocca a te, vai. Carlo, ciao, io volevo chiederti invece, sia nel bene che nel male, due partite della Roma a cui tu sei legato, di qualunque epoca. Una nel bene e una nel male. So che nel male sono tantissimi, però magari ne un. Quella nel male è stata quando abbiamo perso con Liverpool. Immaginavo. Mamma mia, stavo all'Olimpico, è stata una cosa terribile, terribile, terribile. Mi ricordo che tornai a casa, stavo con due amici, ci dicemmo una parola, proprio fu una cosa perché ci speravamo tantissimo. In porta c'era quel mascalzone di Globelar, che ci ha parato tutto. Quella è stata una partita che voglio dimenticare perché la delusione è stata veramente tanta, 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 tanta. Di belle partite, dai, quel Roma-Juventus quando Totti gli fa a Nedved 4, che era un Roma-Juventus, Roma quant'era? Juventus, Roma Juventus. Roma-Juventus, quella là è stata grandiosa, quella è una partita. E poi direi quella dello scudetto Roma-Parma, perché Roma-Parma è stata una partita che mi stava veramente per partire la pompa, perché eravamo tutti quanti veramente più che altro impauriti verso la fine della partita, perché no, avevamo paura L'invasione di che ormai in basso il campo potevano invalidare il match. Infatti io dopo sono sceso con mio figlio giù negli spogliatoi, c'era Capello che era fradicio di sudore, non ho mai visto un uomo così bagnato con la camicia, stava da solo con lo stanzino suo così festeggiavano con lo champagne. Io dissi: "Io, Roma voleva Cesare, tu oggi sei Cesare per Roma, lo sai?" "Sì." E lui diceva: "Zitto, zitto, ci stava per fregare il capo, stava andando per aria, per questi stronzi, per questi", e se la prendeva con le cose. Poi alla fine, insomma, vabbè, è andata bene. Quella è stata una gran partita meravigliosa.
perché siamo tornati a casa e abbiamo fatto festa per un mese, dai, è stato veramente bellissimo. Per mese, ancora stiamo a fare festa. Sì, noi sì. È vero. Allora, guarda, prima della mia domanda, io ti leggo una di Vera Monti, che secondo me è interessante, perché ti dice una domanda extracalcistica. Dato che mi occupo d'arte, vorrei sapere quando riapriranno i musei, dove e quando sarà ospitata la sua mostra fotografica, precedentemente allestita al MAN di Napoli. Quindi questa è. Al madre, sì. Allora, io non è che mi ritengo un artista fotografico, questo lo dovrà decidere il pubblico. Vedrà, io penso che vedrà un altro aspetto di Carlo Verdone, più intimo, forse più spirituale, perché sono fotografie molto particolari. Sì, fotografo sempre in alto. Il cielo, le nuvole, i colori, gli sfondi, non c'è mai traccia di umano nelle fotografie. Forse è anche un po' una reazione al lavoro che faccio, che è un lavoro sempre circondato da tanti attori, sempre in interno, diluvi di parole. Invece quelle fotografie sono proprio un inno al silenzio, sono preghiere senza parole, non so come dirti. In qualche modo, io fotografo da solo, soprattutto vado nella mia campagna, c'ho tanti scorci be bellissimi, ma anche qua sul mio terrazzo ho dei tramonti veramente molto, molto, molto belli. E io spero, ecco, di poter far vedere questa mostra fotografica dei miei colori, del cielo, delle nuvole. Di farla vedere quando si riapriranno i musei. Questo non lo sappiamo. I musei si riapriranno, penso, più o meno quando si riapriranno i cinema. Forse ci sarà un pochetto più di manica larga per i musei perché c'è meno gente, c'è meno Probabilmente sì. affollamento. Però io conto di farla qua a Roma, non so ancora dove, stabilire, poi chiederò a chi di dovere e qual è il posto più adatto. Però vi assicuro che è una mostra seria, ecco, non è, non, non, io non avrei mai voluto apparire, vi dico francamente, come fotografo in questa mia passione, perché io praticamente scatto dal 1998-99, quindi diciamo che sono 20 anni, 21 anni che scatto fotografie e ne ho raccolte tantissime. Non tutte ovviamente sono della qualità di quelle che ho, tipo quelle che ho portato a Napoli, però alla fine mi ha strattonato molto Elisabetta Sgarbi, che ha letto in un'intervista che avevo questa passione, mi ha detto fammi vedere queste fotografie, le voglio vedere, voglio vedere. Alla fine sono piaciute talmente tanto che lei ha voluto allestire questa mostra al Madre di Napoli. Io con molta timidezza ho accolto questo invito che mi ha fatto contento, però ero anche molto così impaurito dal giudizio dei critici, dai fotografi veri. Però devo dire la verità che sono piaciute, hanno scoperto più che altro con curiosità un altro aspetto che si intravede in qualche film, ma non è mai evidente perché io faccio film brillanti, quindi. Però questa vena un po' malinconica, un po' leopardiana, un po' mistica, così, è interessante. E credo che alcune di queste fotografie siano particolarmente interessanti. Credo di sì. Però Bene, bene, ci dai. No, dovete essere voi a dirlo, io non me lo posso dire da solo. no, ci metti No. sicuramente curiosità, Sì, sicuramente ma curiosità insomma, e voglia. andando a Napoli è stata molto apprezzata come mostra, quindi mi ha fatto veramente tanto Bene, piacere. bene, guarda, l'attendiamo con piacere a Roma, perché sicuramente, diciamo, tu prima hai detto io non sono un artista e hai sbagliato, perché tu sei un grande artista. No, non so se sono un artista della Artista fotografia. fotografico. Io Ah. per adesso prendo la macchina e la punto sempre in alto, perché è quello che mi piace fare a me di fare i ritratti, non mi interessa, cioè non è quello, a me interessano i grandi sfondi, i
infatti ho sempre degli obiettivi molto larghi, però non sono fotografie che così che nascono oggi vado a fotografare, non è così. Devi aspettare il tempo giusto, devi avere l'ispirazione giusta, devi trovare nel luogo giusto, devi avere un momento di sensibilità giusta e soprattutto devi essere rapido, perché il sole è tutto. E quindi il sole, soprattutto verso il tramonto, che è il momento che più mi interessa, dura frazioni di secondo, che dà determinate illuminazioni, determinate ombre, e quindi dura molto poco. Quindi ci vuole veramente una rapidità di esecuzione notevole. Sta tutto là. E poi speri che possano essere condivise nel piacere insieme agli altri. Certo. Bene, bene, no, no, questo è veramente un aspetto interessante, Sì, sicuramente. E, assolutamente. tra Beh, ma l'altro, io Vera, ti ringrazio, grazie Carlo, sei magico. mi devo creare, ma figurati, ma mi devo creare anche un po' di passione, perché non voglio, io non vivo solo di cinema, per carità di Dio. Cioè, se Certo. io stessi sempre a pensare al cinema, diventerei pazzo. Cioè, adesso, fra l'altro, ho consegnato una settimana fa l'ultimo capitolo del mio libro, che si chiamerà La carezza del ricordo, Sì. e uscirà il 17 febbraio per Bompiani. Io l'ho dato, adesso stanno facendo le prove di Immaginazione. immaginazione, anche per le fotografie e tutto quanto, e speriamo che vi piaccia come è piaciuto La casa sopra i portici. È ancora un libro autobiografico, ma credo che sarà l'ultimo, perché penso di aver raccontato ormai veramente tanto, tantissimo di tutto quello che ho vissuto, delle emozioni. Ho raccontato quello che potevo raccontare, poi ci sarebbe da raccontare anche quello che non potevo raccontare, però quello lasciamolo perdere, perché rispetto, perché avrebbero fatto molto ridere, però sarebbero state anche delle cose orrende, quindi lasciamo perdere, non le tocchiamo. Diciamo che ho Per il momento le lasciamo perdere, dai. raccontato quello che potevo raccontare, ecco, con poesia, con molta poesia e divertimento anche. Bene, bene, guarda, io ti voglio fare una domanda a proposito di questo, mi ricollego proprio a quello che hai raccontato, ma più che altro hai raccontato, tu hai raccontato la società, uno spaccato della società con i tuoi film, no? Quindi hai raccontato un'evoluzione della società, nel senso film dopo film, personaggi diventati veramente dei cult a tutti gli effetti, cioè personaggi che diventano proprio definizioni stesse. E allo stesso tempo, diciamo, mentre la società si evolveva e cambiava il calcio. Com'è diventato il calcio? Tu prima hai parlato di Giacomino Losi. Quindi hai vissuto, diciamo, un calcio di un certo tempo e adesso ti ritrovi in questo calcio. Com'è cambiato? In Beh, meglio, in peggio, come? è cambiato come è cambiata tutta la società. Oggi tutta la società ha un nome, business. E all'epoca non c'era il business, all'epoca c'era una fatica, c'erano anche meno soldi, c'era meno industria, meno interessi sotto, non c'erano sponsor, non c'era niente. Era un calcio, diciamo così, molto artigianale, però pieno di anima, hai capito? Adesso il calcio di oggi ha anima. Sì, ce l'ha anima, però è un calcio, hai capito? È un calcio che ha perso molto della sua poesia. Ci ha dato dei grandissimi campioni, per carità di Dio, perché di campioni come Maradona, come Totti, come Johan Cruyff, come ce l'abbiamo di Messi, Cristiano Ronaldo, abbiamo avuto dei campioni, Yashin, abbiamo avuto dei campioni fantastici. Però più si va avanti, vedi il calcio, le televisioni, i diritti sportivi, le cose, è un grande business poi alla fine, capisci? E allora l'attivo è il sospetto, ma forse è arrivato il momento di far vincere quella squadra che forse c'ha gli abbonati in quella regione che sono maggiori per quella determinata televisione, in modo che
Allora forse capito, tante cose possono un po' indirizzare in qualche maniera, no? Quindi perdi un po' quell'anima che c'era prima. Quando c'era un derby Roma-Lazio, ma era una festa, passavano i laziali sotto casa mia, passavano negli autobus. Ma che te potevano fare? Al massimo potevano fare, tu gli facevi lo striscione giallo-rosso, e poi c'erano le corna, te potevano tirare una Certo. mela, un pomodoro, ma finiva là, non succedeva niente. Non succedeva niente, venivano i laziali sotto la curva sud e dicevano qui giace la Roma, poi partivano i romanisti, andavano sotto la curva dei laziali e dicevano qui giace la Lazio, morta decrepita, eccetera, là fischi, pomodori, arance, ma chi si fermava là? Tutto è cambiato col disastro della vicenda Paparelli, che ha portato il calcio verso una direzione che francamente non avremmo mai voluto vedere, perché l'ha portato verso la violenza, e quella non è stata una bella cosa, è stata una brutta cosa. Purtroppo quel calcio mio, quello delle figurine, era un calcio diverso, però il mondo cambia, è quello che vediamo qua, probabilmente lo vediamo anche in altre parti del mondo, sicuramente. Però, insomma, speriamo soprattutto che questo fenomeno del razzismo la finiscano, perché francamente, insomma, dai, abbiamo pure dei giocatori tipo Lukaku che ti risolvono le partite, sono pure bravissimi, e vai pure a rompere scatole, oppure a Koulibaly che sono fantastici. No, basta, dai, non se ne può più. Sembra essere dei provinciali, continua a essere razzisti, veramente, dei grandi provinciali. Bella, bella, questa guarda, te la condivido in pieno, ma penso che la Sì, condividiamo tutti, ma non se ne guarda, può più, veramente, non se ne basta. può più, No, bravissimo, ma no, non li bravissimo, bravissimo. Ah. possiamo prendere solo perché ci piace il rhythm blues e perché sanno giocare a pallone. Se non fanno quello, non si può ragionare così, dai, su. Assolutamente, assolutamente, guarda, assolutamente. Cristiano, vai, Sì. fai tu la tua domanda. Allora, Carlo, io avevo un paio di curiosità su un film dei tuoi che secondo me sono spettacolari tutti, però questo proprio ce l'ho nel cuore, che è Compagni di scuola, no? E, nel cast c'è Angelo Bernabucci e volevo chiederti se è stato difficile dirigerlo, visto che non era un attore, ma era un rappresentante di libri, e se hai un ricordo o un aneddoto da raccontarci su di lui, e anche se sul set, dato che c'erano molti romani, tra cui Piero Natoli e Massimo Ghini, no? I primi due che mi vengono in mente, se si respirava la Roma, insomma, durante le riprese. Sì, sicuramente si respirava perché era un cast soprattutto dei romanisti, perché era romanista Bernabucci, era romanista Ghini, erano romanisti tutti gli altri, sì, pure Anatoli. Ma aneddoto su Bernabucci faceva il rappresentante dei libri, però si fermava a parlare nella piazzetta dove c'era lo studio del mio sceneggiatore, si fermava a parlare col meccanico, col barista, e mi faceva ridere questo personaggio con questa voce cavernosa. C'era una risata molto contagiosa, un po' scoppiata, un po' cafona, però c'era una grande presenza. Ah, io un giorno pensavo, dico, io a questo un giorno bisogna che lo prendo, gli faccio fare qualcosa. Sono passati degli anni, a un certo punto ho detto, lo voglio mettere in questo film, cari compagni di scuola. Allora l'ho convocato un giorno, no, lo fermai in piazza, gli dissi dal bar, vuoi venire domani in via Barnabo Oriani alla Cecchigori? A fa chi? Voglio parlare un attimo, voglio vedere se saresti pronto a sostenere un ruolo. Ma che sta, siamo a me coglioni, io sono per te, sono pronto, eccomi qua. Dai, ancora dove veni oggi? Dico, vieni alle 4, ti aspetto. Allora mi ricordo che lui venne, mi spiegai il personaggio e andai sull'intuizione, non gli ho fatto nessun provino.
era talmente, gli ho detto, guarda, Angelo, tu mi devi fare un favore, tu devi fare questo lavoro, devi avere l'arte di nascondere l'arte, che è una cosa molto difficile, poi te la spiego subito, devi essere te stesso. Se tu devi dimenticare che c'hai una macchina da presa davanti, che c'hai degli altri attori, che c'è un regista, devi dimenticare, devi essere te. Quelle battute, falle tue, cerca di alienarti, sei te stesso. Se tu fai questo, riusciamo ad ottenere qualche risultato. E lui, poverino, ci è riuscito. Chiaramente l'ho molto, soprattutto i primi giorni, era molto nervoso, l'ho molto aiutato, e poi però è andato, ogni tanto gli davo qualche correzione, però è andato per conto suo, nel migliore dei modi, e devo dire che tutto quello che dicevo che voleva lo capiva e lo rifaceva. Quindi è stato molto efficace, era un caratterista, non è che potevi pretendere chissà che cosa. Doveva fare Bernabucci nella vita, come Brega, doveva fare Brega Mario Brega, doveva fare Brega nella vita, e poi Brega nella vita. Quindi sono personaggi che anche nella vita, nella strada, così, sono attori, recitano sempre. L'importante è fargli capire che non devono essere solo se stessi, con tutti i loro tic, con tutti i loro toni vocali che s'alzano, si abbassano, le cose, eccetera. Quindi io li pensavo per quello per come li vedevo, e così hanno fatto, così sono stati diretti, per essere se stessi. Carlo, ma mi pare tuo zio stava nel copione o si è No, inventato lui? l'ho inventato io al momento. Spettacolo. Ma troppe cose mi sono inventato al momento, che non c'erano scritte in copione, che sono rimaste nell'immaginario. Non riesco a individuare lo stadio di Ivano e Geppi. Mentre stavo facendo sopralluogo sulla terrazza, sulla terrazza di un palazzo a Firenze, allora dico, dicevo al direttore della fotografia dove avremmo dovuto mettere la macchina, gli dico no, la devi mettere qua la macchina, che non devi vedere tanto la Firenze, quella grandiosa, la bellezza, devi vedere la merda, bisogna andare verso la periferia, verso lo stadio Franchi, perché lui non gli frega niente di Firenze, gli interessa sapere dov'è lo stadio, e infatti non lo riesce a individuare. E lui sta a Firenze e cerca di individuare lo stadio, e dà le spalle a Giotto, a Brunelleschi, A Firenze, diciamo, Firenze stessa, no, spettacolo. Giubbo, vai. Vai, vai. Facciamo due domande poi. Sì, le Sì, ultime sì, sì. due. Sì. Carlo, volevo chiederti, tempo fa andò in onda un documentario, La regina delle acque, sulle quasi 2500 fontane, fontanelle, nasoni sparse in tutto il territorio della capitale. Volevo chiederti se tu dovessi scegliere tre personaggi della storia calcistica giallorossa, a quale fontane li accosteresti per bellezza, genialità? Ah, è una parola Che questa. No, domanda, eh? diciamo che la Fontana dei Trevi. Francesco è la Fontana dei Trevi. La ci sta, ci Fontanella delle sta. Tre Cannelle, via Sant'Onofrio, là è Giacomino Losi, perché è una fontanella piccoletta. No? E poi è difficile. Beh, la fontana dei quattro fiumi a Piazza Navona è bellissima. Chi ci vogliamo metterla? Daniele, De Rossi, De Rossi? Giannini, o Giannini. Giannini e De Rossi insieme, dai, Giannini e De Rossi insieme. Bene, 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 vai Omar. Carlo, invece volevo chiederti se tu dovessi fare un parallelismo tra dei personaggi e dei tuoi personaggi dei tuoi film, Fonseca e Friedkin, a quali dei tuoi personaggi li Non è associeresti? andata via la voce, mi hai detto, non ho capito la domanda. Qui. Ah,
Eccoli. Allora, se tu dovessi paragonare Fonseca e Friedkin a dei personaggi dei due film passati, quali personaggi ti farebbero venire in mente? Ma nessuno, perché sono talmente sono due molto distinti. In genere, quando io non è che io non sia distinto, però in genere, quando faccio quei personaggi, non è che sono molto distinto. Ma Fonseca, no, Fonseca assomiglia un po' a un attore americano che si chiama Victor Mature, che ha fatto Sansone e Daila. Ogni tanto, quando lo vedo di profilo, dico: ma guarda quanto assomiglia a Victor Mature. Victor Mature si scriveva. Sì. Friedkin è proprio un personaggio, è proprio il personaggio americano, è l'industriale. Beh, con tanta grana. Però si capisce che è serio. Poi vedi che segue la Roma sempre, non è come Pallotta che la mollava. Questo segue col figlio, uno molto, molto severo, mi hanno detto, non è uno scemo, è uno che ha preso le cose molto sul serio. Quindi segue, impara, sta qua. Insomma, è un bel esempio, ecco, di presidente. Non c'ho personaggi che assomigliano a lui, francamente. Beh, speriamo di farlo, sì. Perché se faccio lui vuol dire che è diventato un soggetto, quindi è meglio da no. Assolutamente. Allora, guarda, avevamo detto 20 minuti, Carlo, sono 47. Quindi io, diciamo, più che ringraziarti veramente della bellissima chiacchierata, per noi piacevole, ma immagino anche per te, visto che ti sei dilungato così tanto. Ti ringrazio e veramente ti mando un abbraccio. Auguri, e ti mandano veramente un tantissimo. Buon Natale, buone feste e auguri per la vostra, grazie. Per il vostro Febbre da Roma, che sia sempre una guida lucida e appassionata per seguire la nostra squadra. Mamma mia, brividi, grazie. Carlo, grazie. Grazie Carlo. Ti voglio bene, grazie a voi. Tanti auguri Carlo. Buonanotte. Ciao. Ciao Carlo. Ciao, ciao Carlo. Eccoci qua. Bella. Insomma, siamo ancora live, però insomma. Onestamente è stata una bella. Allora, dispiace per i tantissimi messaggi. Adesso li leggo, magari nomino le persone che hanno salutato Verdone, poi magari un 10 minuti di trasmissione la continuiamo. Diciamo, parliamo un attimo di Roma, anche perché abbiamo Cristiano, sfruttiamo il fatto che c'è lui, vediamo. Vediamo sto sopra la testa di Giubbo. Va, lucida. Nasce il genio da Orecchio. Federico Bellomo dice grande Carlo. Federica Quartullo ci aveva salutato anche lei, dice belli miei, diamo un abbraccio alla nostra Federica. Vera Monti, l'abbiamo detto, Emiliano De Belgrado, Max Onai, quello di Massimiliano al contrario, Pente Dice, lo salutiamo, l'abbiamo preso come ascoltatore la settimana scorsa, Cristian Nicola Di Nuzzo, Claudio Colinucci, Carmine Rondine, Luca Regoli, Leonardo Lombardi, Bruno Perrella, un altro affezionato, Maurizio Novara dice Forza Roma da Trapani, sempre, Giuseppe Diadema da Mazzara del Vallo, un immenso Forza Roma, ce ne sono tanti siciliani romanisti, Federico Pallatino, Simone Di Clavio, Claudio Colinucci, Emiliano Pinori, Marco Carelli, Giovanni Urbani, Gigino Russo, Ibra Mohamed dice Giubbo 10, quindi è un tuo fan. sembra che stia a fare appello. Poi tra l'altro poi dopo ti scrive Giubbo ancora sei pelato, quindi è proprio un tuo fan. Purtroppo sì. Riccardo Rossi. Magari non lo fossi più, ancora sei. Sì. Alfredo Nocera, Emiliano Pinori, Luca Regoli ci fa i complimenti, grazie Luca. Paolo Proietti dice sei ingrandito lo schermo, vero, perché era meglio prima, assolutamente. Poi c'è questa sta Roberta Giubilei, secondo me qualche grado di parentela con Giubbo, credo che ce l'abbia, non lo diciamo. Dice che fratello, ragazzi, quindi effettivamente
forse non ti conosce bene. Secondo me dice che è fratello, ragazzi. Capo, grazie. Tonietta Natali ci dice complimenti bravi. Allora, 10 minuti al volo. Ma Roma Manuel non si collega al Bologna. volo, no? No, Manuel, lo stavamo attendendo, ma l'hanno sequestrato al lavoro, perché vi voglio dare una notizia: Manuel lavora, cioè, Ah, ecco. secondo me è già di per sé una notizia questa. Roberto Quindi non c'è Giubilei, magna caro. abbiamo azzeccato perché fa le risate così. Hai detto benissimo, diceva che fratello proprio nel Lo senso. sapevo, fa, lo sapevo, lo sapevo. Sì. Vabbè, vi voglio bene a tutti, eh. Stasera più simpatici che mai, eh. Assolutamente, no, noi te ne Povero vogliamo ancora Giubbo, di più. povero Giubbo. Guarda come la carezza Cristiana, si è scansato. Allora, dai, parliamo un attimo di Roma. Roma-Bologna, anzi Bologna-Roma, insomma, l'abbiamo vista direi abbastanza bene. Roma-Torino-Atalanta-Roma, cosa ci dobbiamo aspettare, Cristiano? Che ne pensi? Ci dobbiamo aspettare innanzitutto che sembra che abbiamo quasi tutti gli effettivi, no? Quindi Fonseca può tranquillamente giostrarsi un po' con le due formazioni, diciamo, dato che sono molto ravvicinate le due partite. Quindi già questa è una nota strapositiva e speriamo che, insomma, VAR permettendo e tutto quanto, che la Roma confermi quanto di buono abbiamo visto in queste ultime uscite. Speriamo. Bene, bene, bene. Sei diciamo moderatamente ottimista, diciamo così. Giubbo? La partita contro il Bologna ha dato una bella sterzata. La squadra ha dimostrato di crederci. Comunque sia, contro il Torino deve dare continuità alla partita contro il Bologna. Secondo me, se viene impostata da Fonseca come è impostato quella con il Bologna, la Roma può fare bene. Bene, bene. Omar, che Roma dobbiamo aspettarci in queste due partite ravvicinate? Io spero la stessa che abbiamo visto, ma pure col Sassuolo, magari un po' più cattiva, però pure la stessa che abbiamo Sì. visto col Sassuolo. E cioè io a livello di Gabbo la so terrorizzare da Roma Torino, sono più fiducioso per Roma Atalanta Roma, però. Bravo. Questo proprio perché so i trascorsi nostri, quindi, però già hanno vinto l'anno scorso, quindi basta, spero che abbiano già dato e niente, spero, sono sicuro che non la prenderanno sotto gamba, mi auguro, però sono quasi sicuro che non lo faranno. Poi io come finisce non lo so, magari se lo sapessi prima ve lo direi però. Ma magari te la giocheresti anche diciamo, al picchetto, eh? Risultato esatto, marcatori, tutto preciso. Allora, Luca Regoli dice: dalla Roma, continuità in queste 3 partite, minimo 7 punti per rimanere in cima alla classifica. E te sei rinforzi pronti all'uso per crescere e non porre limite a nulla. È una stagione per tutti strana e quindi crediamoci. Mi sento veramente di sottoscrivere. A proposito, mi dà proprio lo spunto per la prossima domanda. Te li prendi 7 punti tra Torino, Atalanta e Cagliari, Cristiano? Ti dico 7 punti, No, firma e va bene. Okay. Dici no, benissimo. Giù. perché Ah no, vai, vai, vai. abbiamo tutto, no, breve, breve, abbiamo tutto in regola Sì. per fare il piano. Perfetto, perfetto. Quindi Ci manca niente. effettivamente. Ok. Giubbo? Pure secondo me, Pier, il gruppo c'è, la squadra pure, l'allenatore anche. Andiamo dritti, 9 punti, no, non accontentiamoci, insomma. Benissimo. Bruno Perrella dice: la Roma sta in fiducia, dobbiamo fare bottino pieno, 9 punti, quindi è d'accordo con voi. Vediamo se è d'accordo con Omar. Sì, io penso che dobbiamo fare 9 punti e 7 punti non sarebbe un brutto bottino, però per farne 7, per fare effettivamente 7 punti devi puntare al bottino grosso, quindi a farne 9. Se tu punti a fare 9, forse ne fai 7, però magari riesci a fare direttamente 9. Quindi. Sì, ma io sono d'accordo con voi perché effettivamente ci sono le potenzialità, anche perché a Bergamo
È un po' troppo tempo che non vinciamo. Abbiamo vinto, vi ricordate, col gol di Kolarov alla prima Sì. giornata di Eusebio Di Francesco. Insomma. Oggettivamente non giocammo una grandissima partita all'epoca, cioè nel senso facemmo quel gol, poi l'Atalanta prese il panzo, ma ci difendemmo bene, diciamo così. È ora che torniamo veramente, ci riprendiamo quello che ci hanno tolto l'anno scorso, che ricordo l'anno scorso abbiamo perso sia in casa che in trasferta contro l'Atalanta e di fatto diciamo ci è costato la qualificazione alla Champions League perché poi noi siamo arrivati quinti e loro sono arrivati terzi, quindi secondo me sono d'accordo sui 9 punti. E diciamo Luca Regoli ci ha dato un altro spunto oltre quello dei minimo 7, parlava del mercato. Diciamo che dopo insomma, dopo la partita col Cagliari si conclude questa prima parte della stagione, poi magari facciamo una puntata proprio specifica su un bilancio, e però aspettiamo ovviamente queste partite. Però vediamo, insomma, c'è poi un calciomercato da fare. Dove andreste voi insomma, a puntellare, a migliorare, a cercare qualcosa in più, su che ruoli e se avete qualche nome, insomma, anche su che giocatori. Iniziamo da te, Cristiano. Guarda, come abbiamo discusso anche sul gruppo, si discuteva del fatto di toccare il meno possibile, no? E io sono d'accordo su questa cosa, però penso che un esterno destro vada preso. Quello prima di tutto. Tu dici più Poi, un vice Karsdorp o un sostituto di Karsdorp? un sostituto di Bruno Perez io prenderei. Ok. Beh, mi hai Che risposto. insomma, dato che Karsdorp comunque sembra stia in crescita, quindi può tranquillamente avrebbe comunque il tempo di amalgamarsi con il gruppo, no? Non dovrebbe essere per forza un titolare che prendi e devi mettere subito per forza in campo. Poi direi anche qualcuno, insomma, si parla tanto di El Shaarawy, di Gomez, però c'è Chi li prenderesti tra i due se dovessi scegliere Sharawi Gomez? Lo sai che sono un paio di giorni che Una ci bella penso. domanda. Perché ci sono cose positive per uno e altrettante per l'altro. Però non so, forse tra i due proprio messo alle strette prenderei forse Shaarawy perché è più giovane, ma comunque Anche andremmo una bene. questione affettiva. Sì, anche se Gomez comunque mi piace dai tempi del Catania, quindi piace tantissimo. Però forse solo perché è più giovane, però non so proprio se vale la pena prenderne uno a gennaio, dato che comunque c'è anche questo ruolo di Pellegrini che è talmente intelligente, come diceva Carlo Verdone prima, lui è talmente intelligente come giocatore che può giocare sia a centrocampo sia lì al posto di Pedro o di Michy. Quindi non vorrei che prendere un Gomez o un El Shaarawy si rischia di stoppare un po' o Pellegrini o di conseguenza un Villar o non lo so, è difficile, Certo, non è difficile come facile, cosa. certo. Sicuramente Poi l'esterno destro. C'è da Vai, ricordare vai. sempre che c'è sta Zaniolo fuori pure, Bravo. eh. Molti lo sottovalutano Mio. sta cosa, dicono è Shaarawy, com'è, ma comunque sia c'è sempre Zaniolo che già secondo me è difficile, non difficile perché Zaniolo il posto glielo trovi. È già difficile collocarlo con una Roma che sta andando bene. Cioè, tu lo metti? Sì. Vabbè, No, no, però sai lo che metti. Zaniolo ometti, vai tranquillo che giocatore di qualità poi sai dove metti. Il problema è che lui è il secondo crociato. Io temo che questa Piano stagione, piano. sì, cioè nel senso lo recuperano piano, cercheranno di Sì. recuperarlo piano piano, perché è giovane ancora. È vero che ci sono gli europei e Mancini magari un pensierino lo vorrebbe fare su di lui, però boh, non lo so. Due crociati così vicini, secondo me, non, insomma, è veramente troppo Top. rischioso.
forzare. Tosta sicuramente. Giubbo è zompato, diciamo, alla Roma. Eccolo qua che torna, però Omar, tu hai lo hai superato, quindi non c'ho più la testa del Giubbo qua. C'hai i capelli di sono capelli. Ce l'ho io, Giubbo. Stavo abbronzato, mi diverto io. Sì. Come andresti sul mercato, Omar? Allora, io sono d'accordo con Cristiano sul fatto dell'esterno destro, perché Kastrup sta andando oltre le più alte aspettative, però come anche ha detto oggi Fonseca in conferenza stampa, ha detto che bisogna stare attenti a Kastrup perché tre partite a settimana non riesce a fare. Questo in primis. Poi io mi chiedo pure se adesso non sia il caso di, se capita un'occasione, chiaramente dipende da un altro centrale di difesa, se capita l'occasione, perché poi non bisogna dimenticare che a parte gli infortuni c'è sempre sto Covid di mezzo, quindi che ne sai, purtroppo serve, poi i cambi sono piccoli, quindi serve una cosa lunga, serve sempre. E poi sì, poi il vero dilemma è l'attacco, però forse io un El Shaarawy alla fine lo riprenderei, perché comunque ti toglie un po' i castagni dal fuoco, ti dà la possibilità di fare il 4-2-3-1, quindi cambiare questo modulo che abbiamo, il modulo a 3 che abbiamo adesso, quindi secondo me lui sarebbe l'acquisto migliore, anche perché poi arriva in prestito con gran parte dell'ingaggio pagato dallo Shanghai Shenhua, quindi è un'operazione secondo me win-win per la Roma, sia a livello tecnico-tattico che economico, meglio di quello non trovi. Poi chiaro, se ti dice no, guarda, abbiamo preso Gomez, va benissimo, per carità, perché poi giocherebbe nello stesso modulo 3-4-2-1 con cui giocava nell'Atalanta, quindi preferisco scegliere Gomez. Magari. Io ricordo che Gomez è sempre uno che ha preso a pizza Gasperini, quindi massimo rispetto. Cioè, proprio ha fatto quello che molti di noi avrebbero voluto fare da tempo, quindi assolutamente. Invece Shaarawy qua ha preso lui le pizze qua. Sì, in effetti la differenza sta tutta all'altro. La questione di pizza. Sì, questione di pizza, sì. Giubbo, tu che faresti al mercato? Guarda, con Karsdorp così confermerei assolutamente Karsdorp sulla destra e venderei Bruno Peres prendendo una degna riserva di Karsdorp. E per quanto riguarda, io ne prenderei anche un difensore centrale e caccerei a calci nel BIP Fazio il prima possibile e terrei Jesus no? No, io terrei Jesus, perché alla fine comunque sia, l'ho visto pure leggermente dimagrito, forse mezzo etto l'ha perso. No, però a me Jesus comunque sia alla fine sta là e bene o male il suo lo fa Fazio, non lo vedo poco svogliato, è entrato con la fascia da capitano, ha fatto quel retropassaggio, una cosa indegna. Per me Fazio ha finito. Prenderei quindi un difensore centrale che anda un po' a infolti il gruppetto arretrato e un esterno di riserva a Karsdorp. Però Gomez mi piacerebbe. Mi piacerebbe, vabbè, ma il Papu insomma c'ha il suo fascino. Allora, leggo un po' di messaggi e poi vi dico la mia. Luca Regoli dice: se volete, e Giubbo mi conosce, di spunti ve ne do 1000. Effettivamente è quello che ci aveva dato i 2 spunti durante il suo commento, quindi è un amico tuo, insomma. Luca, oh, prendiamolo sì, proprio sì. Nel gruppo, come assolutamente come Luca, spuntarolo. Sì. Le porte sono più che aperte qua. Emiliano Pinori dice: ho sentito la dichiarazione di Dzeko sull'obiettivo del quarto posto, che ne pensate? In un campionato così, che differenza grossa c'è tra quarto e puntare a vincere? Poi ti dico la mia, vediamo che ne pensano loro, però io una risposta ce l'ho. Bruno Perrella dice: con la crescita dei Villar a Roma può prendere solo 2 giocatori, un esterno basso a destra e il Faraone. Il Faraone è forte, va sempre in doppia cifra. E poi su Zaniolo, sempre Bruno dice: Zaniolo deve tornare più forte di prima, ma deve recuperare con tantissima pazienza, non deve forzare la mano perché con i crociati non si scherza. È vero che è giovane, ma ha una massa muscolare da paura. Bravissimo, è quello che stavamo dicendo. Sì. Allora, rispondo io sull'obiettivo quarto posto. Allora, io all'inizio della stagione avevo pronosticato Juventus e Inter su tutte, Napoli immediatamente dietro e Roma, Milan, Atalanta e Lazio a giocarsi il quarto posto.
Oggi la classifica dice un'altra cosa, però secondo me stiamo tendendo a questo che vi ho detto io, cioè nel senso che mano a mano i valori stanno, adesso voglio vedere veramente Inter-Napoli 1-0, eccolo qua, il Napoli ci aveva espulso, Genoa-Milan Lukaku ha segnato. 2-2, chi ha segnato? Lukaku su rigore, mi sembra. Ah, Lukaku sul rigore, ok, Sì, all'89, Lukaku rigore. Peggio. Genoa-Milan 2-2, Doppietta di destra. Sì. E doppietta di destra, mazza. pareggio dei campi. È proprio una partita che mi sa che mai voglio rivedere perché non. Mamma mia, Chi ha pareggiato, orco. scusa? Chi ha Calulu, pareggiato? quello giovane. Calulu, è un giovane che ha debuttato tra l'altro la partita scorsa in Europa League. In Oh. Europa League, Se non sbaglio, sì. Europa League, scusa, il campionato, vabbè, l'ultima giornata di campionato che si è fatto male Gabbia. È entrato lui. Ah, ok, ammazza. Quindi secondo me, ecco, io dico che la Roma per il momento è per il quarto posto, cioè ecco, anzi, prendiamocelo questo quarto posto che già sarebbe una grande cosa. Che ne pensate voi, Cristiano? Sì, sono d'accordo con te, Piero. A inizio stagione avremmo firmato tutti per un quarto posto, quindi come per il discorso di puntare a 9 punti per prenderne magari, se ci dice male, 7, noi però dobbiamo puntare più in alto, In in alto, bravo. modo che Alla poi meglio, magari quello che alle dice Pedro, brutte. bravo. Ah, bravo, esatto. Sì, assolutamente, Però sono d'accordo. io penso che la squadra ce l'abbiamo per arrivarci, eh. Bisogna vedere se ci fanno arrivare, però, perché già qualche bel po' di segnali, anzi un po' più di segnali ci hanno dati, eh. Certo. Purtroppo sì, Sassuolo, Roma-Sassuolo è stata una partita veramente inquietante da questo punto di vista, oggettivamente molto inquietante. E ve lo dice uno che io non parlo di arbitri praticamente mai, però ecco, dopo una partita Piero, del genere. ma pure la squalifica di Cristante è un segnale, Bravo, prima volta in cui è bravissimo. stata la prova di Sì, cura sì, sì, prima, cioè sì. Sì. l'unica No, squadra vabbè, che ma gioca del poi... giovedì è la Roma, come ha detto Fonseca L'unica benissimo. squadra che gioca il giovedì è la Roma, e la Roma, vi do un altro dato ancora più inquietante, è l'unica squadra che fa l'Europa League e non ha mai giocato di lunedì. Anzi, ha giocato una volta sola di lunedì, ma quando giocava col Milan, che a sua volta faceva l'Europa League. Cioè, quindi è il Incredibile. favore al Milan, no alla Roma, ecco, per intenderci. Cioè, quindi... E l'anno scorso non ha mai giocato di lunedì, nonostante c'è una norma del regolamento che... Praticamente impone alla federazione di far giocare chi gioca il giovedì di lunedì. La Roma l'anno scorso non ha mai giocato il lunedì. Questa è un'altra cosa veramente inquietante. Luca Regoli dice che credo che al di là di quello che Fonseca vorrebbe e la rosa necessita, che noi tifosi sogniamo, molto dipenderà dalle uscite. Credo che manterranno lo schema dell'uno entra, uno esce, forse solo per un quarto esterno d'attacco faranno entrare sforzo economico. Ah, è vero, io non vi ho detto la mia sul mercato. Ve la dico, io manderei via, cercherei di cedere di Avarà per prendere un centrocampista più funzionale, insomma, una sorta di vice Veretout. Un po' un colpo alla Nainggolan Sì. primo anno di Garcia. Ecco, io vi dico, questa è un'operazione che farei più dell'esterno, cioè sarei disposto. Sacrificherei il fatto di avere Bruno Perez come esterno destro pur di prendere un centrocampista del genere. Quindi E dai via poi, Avarà e riprendi Nainggolan, dai. allora, Nainggolan, se ci lavori di testa, tra l'altro, verrebbe dopo Capodanno, quindi è un pericolo. Sarebbe un problema. Però, Nainggolan, se ci lavorassi di testa. Io ti dico che me lo riprenderei, lo sai, perché Ma lui c'è ancora. secondo me, Piero, Nainggolan lo fai tornare qua, la testa gli va da sola, secondo me. Non c'è bisogno di. Vero, 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 vero. Trova motivazioni da solo, proprio, secondo me. Però, insomma. Guarda,
Sono d'accordo, eppure vi ricordate, io fui uno di quelli che all'epoca scrisse il famoso articolo sul perché era giusto cederlo, no? Un articolo che spopolò praticamente dappertutto, però vi dico che onestamente io oggi me lo riprenderei, altrimenti andrei magari, si dice che Torreira vuole andare via dall'Atletico Madrid, visto che non Già. sta giocando molto. Sì, dice che vuole tornare all'Arsenal per poi andare da qualche parte. Già a gennaio, Magari. un Torreira, insomma, secondo me aumenterebbe veramente di tanto il tasso di qualità Sì. della squadra. Assolutamente. Bruno Perrella dice: raga, siete fortissimi. Faccio i miei più sinceri complimenti. Grazie, grazie Grazie. veramente, Bruno. E Grazie. niente, allora mi rispondete Omar e Giubbo sul quarto posto e poi la chiudiamo qua. Su scudetto o quarto posto, cosa Sì, dobbiamo puntare? Vai, Omar. proprio sono breve, rimango fedele a quello, cioè rimango fedele e d'accordo a quello che disse Pedro. Per arrivare ai quarti devi puntare allo scudetto, quindi puntiamo allo scudetto e via. Bene, male che va, arriviamo secondi. Bene. Mi piace come filosofia, Giubbo. Quarto che? Bene. Benissimo, benissimo. Hai risposto, hai risposto. Bene, bene. Un'ora e 11, ovviamente, diciamo, la trasmissione è stata monopolizzata dai primi 45 minuti, senza nulla togliere a noi, dove abbiamo avuto il grande No, caso togli, per noi. togli, togli, togli. Non c'è prego. Ok. C'ha ragione. Bruno Perrella dice ottimo Omar, quindi è d'accordo sulla Pedro filosofia. Emiliano Pintori ci fa il segno del muscolo che riporto qua, eccolo qua, e quindi lo prendiamo come un segno positivo. E niente, io vi ringrazio, insomma, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno, come sempre numerosi nella replica, e ringrazio quelli che hanno partecipato. Carlo l'abbiamo salutato prima e io saluto nell'ordine i miei compagni d'avventura. Grazie Cristiano. Ciao ragazzi, grazie a voi, buonanotte. Grazie mille Omar. Ciao Piero, grazie a voi, grazie a tutti e buonanotte, giustamente. Grazie Giubbo. Grazie a te, Piero, a tutti quanti. Bene, bene. Allora mi associo anch'io. Buonanotte e forza Roma, sempre. Sempre. Buonanotte.